Ciao ragazzi, oggi sono tornato per farvi la seconda parte del video delle mie cover per iPhone. Dall'ultimo video che avevo fatto di questo tipo, che risale mi sembra a ottobre, le cover naturalmente sono aumentate, quindi ve le faccio vedere. Intanto vi faccio vedere la cover che mi ero dimenticato di farvi vedere nell'altro video, che è quella subacquea, che questa qui in realtà non è per iPhone 6 Plus, come voi ben sapete io ho questo tipo di telefono, però è per il Galaxy Note 2. Però, avendo le dimensioni simili, insomma, dello schermo, c'entra anche il mio telefono. Questa qui l'avevo presa al mare da un marocchino, da un venditore ambulante di cover, anche con i bastoncini dei selfie, e l'ho pagata a 5 euro. Ed è stato un buon acquisto perché l'ho utilizzata tantissimo. Anche perché 2 anni fa l'avevo presa quella lì originale, avete presente? Quella lì della Cellular Line che costava 16 euro e si è rotta subito. Cioè, questi gancetti qui si erano rotti subito e c'entrava l'acqua. Quindi, super consigliate queste custodie. Senza magari spenderci troppi soldi. Partiamo subito dalle cover vere e proprie, quelle lì più semplici. Ovvero queste due qui. Queste due qui sono abbastanza semplici, però mi piacciono molto. Hanno il bumper semirigido con sì, gomma molto molto rigida, lucida, con il retro trasparente, un pochino satinato, quindi non è lucido e quindi non si graffia facilmente. Questa l'ho presa su AliExpress, pagata 95 centesimi, ha i bordi gialli, giallo crema. E questa qui però sinceramente non è che mi piaccia più di tanto perché il retro sembra, cioè è satinato però sembra spolverato di bianco, insomma secondo me la qualità lascia un po' a desiderare, anche i bordi non sono molto rifiniti. E qui mi si è anche macchiato con l'inchiostro della penna perché le penne io le lascio sempre senza tappino e sulla scrivania quando poggio sul il telefono si sono strusciate sulla cover e non riesco più a pulirla perché la gomma è lucida. Quindi non la utilizzo più, l'ho utilizzata i primi 5 giorni che mi è arrivata, poi l'ho accantonata. Comunque non è malvagia, copre bene il telefono e sul retro lascia intravedere la mela, la scritta iPhone e mi piace molto il fatto che si riesca a vedere il retro perché a volte mi dispiace coprirlo. Dato che quella lì mi si era sporcata e non mi andava più di utilizzarla, ne ho comprata un'altra. Questa pagata 1,30 euro, sempre su AliExpress, ma da un venditore diverso. E questa è fatta meglio perché vedete, i bordi sono fatti meglio, i tasti sono intagliati, quindi si riescono a schiacciare bene perché con questa facevo più difficoltà. Vedete? E il retro, secondo me, è fatto meglio. Anche il buco per la fotocamera è più rifinito rispetto a questa. E il colore, ora non so se cioè voi lo vedete molto scuro, però in realtà è un verde acqua molto chiaro. E sul telefono mi piace molto il contrasto di colore tra il nero e il verde acqua. E mi piace molto. Poi, un'altra cover abbastanza semplice è questa qui verde, che è davvero sottile, molto morbida, opaca, con il buco per far vedere la mela, però non l'ho mai messa perché sul telefono non aderisce molto bene. Cioè, il verde, il colore mi piace davvero tanto, però non lo so. Poi anche il buco per far vedere la mela, però insomma, paura che si graffi. E poi non sta molto aderente sui lati, quindi non la utilizzo mai. Cioè, è stato un regalo, però mi dispiace non utilizzarlo. Però insieme a questa mi avevano regalato, perché è un regalo di Natale, mi avevano regalato questa cover qui che mi piace davvero tanto, l'ho utilizzata tantissimo, questa è più resistente, è lucida e si è anche graffiata, ora non so se si riesce a vedere, perché l'ho tenuta in tasca insieme alle chiavi che naturalmente hanno rigato la cover perché è lucida. Ha i bordi trasparenti ma non si sono ancora ingialliti e quindi è una cover che secondo me è fatta molto bene. Non so dove l'abbiano presa, però sicuramente anche dal cinese si riesce a trovare. Questa qui protegge molto di più rispetto a questa, è più aderente e i tasti sono scoperti e si riescono a schiacciare bene, perché con questa facevo più difficoltà, perché i tasti sono coperti ma sono davvero duri. E insomma, sì, questa qui, come vi ho detto, questa qui è morbida ma rigida al punto giusto, quindi è semirigida. Che
sono le mie preferite. Poi c'è anche questa che è lo stesso materiale. E questa qui è trasparente, blu, con le righe in rilievo. Questa me l'hanno regalata le mie sorelle e l'ho utilizzata abbastanza perché mi piace molto. Poi queste righe mi fanno il massaggio alle mani quando la strofino la cover con la mano, mi fa il massaggio e mi piace davvero tanto. Anche qui fa vedere il retro. L'unica cosa è che magari davanti non è molto riparato, copre i bordi, copre diciamo il minimo indispensabile. Ok, va bene. Scusate per i rumori, però sono nella terrazza di casa di mia nonna, c'è molta luce, però c'è un rumore della Madonna. Comunque, questa mi piace molto, è sottile, però rimane abbastanza resistente. Questa non so quanto l'abbiano pagata, però sicuramente anche dal cinese si trova. Poi, una molto più particolare che vi ho fatto vedere su Instagram, sono quelle lì che hanno l'acqua dentro, che hanno il liquidino d'acqua dentro. Liquidino d'acqua, il liquido colorato. Io l'ho presa arancione con la forma del cocktail, però c'era anche il bicchiere in altre colorazioni. L'ho presa arancione, ma la vedete più gialla. L'ho presa arancione perché mi piaceva il fatto che, non so, assomigliava più allo spritz e mi piace davvero tanto. Questa qui è di silicone rigido, quindi è semirigida, però la bottiglia è in plastica rigida, sembra quasi vetro. E mi piace molto perché fa vedere tutto il telefono e non lo so, mi diverto a agitarla e fare le bolle. Poi la mela è dentro la bottiglia, sembra, quindi mi piace tantissimo. E è abbastanza protettiva anche questa. Pagata 3,30 euro su AliExpress, qualcosa del genere. Poi una più particolare è questa qui che avete visto nel video delle 100 domande, che riprende la fantasia del legno con le righe. E le venature quasi quasi si sentono, i bordi sono neri con questi puntini che mi fa il solletico quando strofino la mano. E questo è il davanti, ho lasciato ancora l'etichetta. E dà una forma diversa all'iPhone perché lo fa sembrare tipo una saponetta, perché ha questi angoli grossi, nel senso questi angoli rinforzati, che non so, facilitano l'impugnatura perché la forma è più maneggevole, insomma. Non sembra, ma è abbastanza sottile, protegge tanto be molto bene il telefono e i bordi neri, secondo me, sul telefono nero stanno molto bene. E ha il bordino nero sulla fotocamera per evitare il riverbero del flash. Si può anche togliere, ma no, io non lo tolgo perché, insomma, così riesco a fare bene le foto con il flash. Questa qui è proprio di una gomma molto rigida, però si riesce a sfilare con molta facilità. Questa me l'ha regalata mia sorella, non so dove l'abbia presa, ma sicuramente non costa poco, perché mi sembra sia di marca. Un'altra cover che era un regalo di Natale da parte di mia mamma, l'avete già vista, è questa qui. Questa qui è proprio il legno legno, è divisa in due, qui ha il vellutino per non graffiare il retro del telefono e si chiude ad incastro. Questa qui, anche se è di legno, quindi rigida, protegge molto bene. L'unica cosa è che, a parte che mi è caduta una volta e c'è una crepa qui, è che il fatto è che, se, non so se sentite, ma il telefono ballonzola. Nel senso, questa cover è di quel millimetro più lunga e quindi il telefono, ogni volta che ho questa cover, ho paura che il telefono possa scivolare e mi ritroverei in mano soltanto un pezzo di cover. Questa qui l'ho utilizzata, però cerco di stare molto attento quando la utilizzo. Anche questa sicuramente non sarà costata una cavolata, perché l'ho trovata su internet a molto più di 20 euro. Poi passiamo a delle cover un pochino più eccentriche. Questa qui, che era quella che stavo utilizzando in questo momento, mi piace davvero tanto. Io ce l'avevo blu, con la scritta blu, però mi si era tutta rovinata, anche il tappo si era tutto sgranato. Quindi l'ho ricomprata, l'avete già vista nel video scorso delle cover. Questa qui sembra paradossale, ma in realtà è solamente ingombrante in lunghezza e nello spessore. Ma davanti è piatta, quindi sul telefono, non, nel senso, è portabile, possiamo dire. Non è impossibile da tenere in mano. Poi in tasca mi sporge solamente il tappo, quindi questa qui mi piace davvero tanto. Per uscire la sera è molto simpatica. Infatti l'ho utilizzata tantissimo per queste occasioni qui. Questa è proprio la mia cover di Capodanno, quindi è fantastica. Con la scritta gialla Absolut Vodka. Questa l'ho presa su AliExpress e l'ho pagata 2,80 euro.
mi piace davvero tanto. Questa qui è semirigida, quindi è una gomma trasparente, però non è proprio morbida. E ha questa griglia per evitare per far sì che la cover sia più leggera. Poi ho questa qui che mi piace davvero tantissimo. Sto andando veloce perché ho paura di annoiarvi con un video troppo lungo. Questa qui è di silicone morbidissimo, opaco, non è lucido come questo. E è il Minion, mi piace davvero tantissimo. Poi rimbalza quando cade in piedi. Ha tutti i buchi e mi piace davvero tanto. Questa l'ho pagata 3 euro e qualcosa, qualche centesimo su AliExpress e mi piace davvero tanto. Quante volte ho detto mi piace tanto? Vabbè, la adoro. Poi protegge tantissimo. Non è poi così ingombrante alla fin fine. Io la utilizzo senza problemi, col rischio di essere preso per un malato mentale andando in giro con cover così grosse, ma mi piace davvero tanto. E nulla, è antiurto, cade così, cade così, cade così, non si fa niente e si sfila con molta facilità. E l'ultima cover che è questa qui, il pezzo forte, il bicchierone di frappuccino di Starbucks. Questa è davvero carinissima, è al cioccolato possiamo dire perché ha le macchie marroni ed è tutta bianca. Qui alla griglia nella struttura interna per renderla più leggera perché è abbastanza voluminosa, però non è così spessa. Mi piace perché avevo voglia di una cover bianca e quindi ho preferito prendere questa qui. C'era anche la versione bicchiere di caffè con il coperchio, però volevo prendere questa. Ecco, ora sono le campane e mi piace molto. L'ho pagata 3,50 euro su AliExpress. Bene, dopo questo sottofondo delle campane, possiamo dire che questo video è concluso. Spero che il video vi sia piaciuto. Sicuramente ci sarà un update perché sono proprio un fanatico di queste cover. È finito, bene. E niente, ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Ciao!